Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video su ITEL, sulle news di ITEL. Oggi abbiamo un ospite speciale con noi però, perché c'è? Sono Tech. Qua. Ciao Tech. Tech, come me, è in super hype per questo gioco, quindi oggi commenteremo un po' insieme l'ultimo blog che hanno rilasciato, vero Tech? Sì, pochissimi minuti fa, diciamo una mezz'oretta fa, e quindi esatto, ci diamo subito da fare. Ci siamo messi subito ad analizzare, ovviamente il video poi esce con un delay di uno o due giorni, adesso non lo so. Però Tech, io vorrei partire facendo vedere all'utenza il video che hanno messo su Twitter, che in pochi avranno visto in realtà, sì, perché non hanno usato i canali ufficiali, dove si vedono i programmatori che provano la modalità cinema, dove guardano i video di YouTube e si guardano PewDiePie. Cioè, è stata una meme incredibile, ma è bellissimo come sia smooth e... cioè, sembra quasi naturale vedere questo cinema. È una cosa stranissima. Ti posso dire che potrebbe essere il primo vero gameplay. Bravo. E infatti, cioè, hai detto la cosa giusta, è il primo vero video gameplay. Cioè, te che mi hai anche dato il titolo, probabilmente. Grazie. Prego. Allora, il post è stato rilasciato, invece, è questo qui, Key Art Showcase, dove si mostrano gli artwork su cui si basano, o da cui si basano, insomma, che descrivono alcuni paesaggi, e un personaggio, questo strano personaggio di Varin, o Varin, come sì, si pronuncia? Sì, non si capisce. Quindi ci sono dei video, c'è cioè un testo che adesso andremo a leggere, intanto vediamo che cosa hanno fatto la creazione di questi artwork, che sono davvero bellissimi. Non è che ha disegnato qualcosa che aveva in mente, cioè c'è stato uno sviluppo nell'artwork, infatti la posizione di alcuni oggetti, mostri, non è stata subito quella iniziale, ma poi l'ha spostata, quindi l'artista ha lavorato piano piano mentre stava disegnando. Hai ragione, ma sai che cosa ho notato? Nelle post hanno specificato una cosa che mi hai fatto notare tu, che l'artista che ha disegnato si è basato sul gioco, ma in contemporanea i programmatori si sono basati sul lavoro dell'artista. Esatto. Un connubio e un apprendere da entrambi i lati qualcosa, quindi proprio un lavoro di dare e avere, uno scambio si potrebbe dire. Sì, che è una cosa solito, molto interessante. Esatto, perché di solito gli artwork escono magari tante volte dopo il gioco, soprattutto esatto. Beh, magari questi... sui giochi più AAA ci sicuramente ci sono i concept art eccetera, però qua sembra esatto. che ci sia stata una collaborazione tra l'artista e poi chi doveva poi realizzare il gioco, quindi che interessante. È una cosa che abbiamo già visto in altri ambiti, infatti nel post dove si parlava del model maker, del software per creare i modelli, sì. facevamo vedere come lavoravano nello stesso tempo uno sulla texture e uno sul modello, e si vedeva esatto. che in due lavoravano sullo stesso oggetto. Hanno fatto un po' la stessa cosa sull'ambientazione. Tra l'altro la prima ambientazione è molto interessante perché abbiamo questa sorta di palude sì. e viene proprio detto che l'atmosfera data al disegno, quindi la nebbiolina, l'atmosfera un po' cupa, il mostro, l'albero che sembra abitato e dovrebbe essere sì, l'albero dei Quebec. Esatto, sì. Quindi questa razza tipo Fennec, abitanti dei boschi, molto carini. Sì. Sono tutti elementi che poi sono inseriti nel gioco effettivamente. Quindi è un artwork che ci mostra uno spaccato di quello che sarà il gioco. Esattamente, esattamente. L'atmosfera mi piace molto perché, come si è scritto anche nel post, se non mi sbaglio, dice che è un po' dark, ma nello stesso tempo... molto cute esatto. Dico proprio cute and scary. Esatto. Tenera e dark paurosa. Allo stesso tempo, è paurosa. Esatto. Ed effettivamente c'è un po' quell'alone di mistero dato dalla nebbia, il mostro della palude. Che poi che cos'è? Una sorta di... come si chiama il mostro della palude, Tech? Mostro della palude. Non si il sa, mostro della palude, sì. Sono uscito da Scooby-Doo o qualcosa del no, genere. No, ma c'è in mente quello delle patatine delle Fonzi, per esempio. Vero. Che esce no, a me dalla... viene in mente i nuovi mostri. Sai esatto, quello? Sì. È proprio è quello lì, però non mi viene se è un nome preciso. Comunque, anche, come dicono loro, un aspetto però tenero, perché è quasi cartoon. Quindi sì. c'è questo mix... Secondo me è vincente, cioè ci vuole un po' di atmosfera comunque. Beh, ma ce n'è tantissima questo gioco. Quello sicuramente. Il gioco di luci è importante. Invece, passando alla seconda zona, quindi abbiamo uno sketch di un'immagine su cui io mi sono soffermato un sacco, ne ho anche parlato nei video. C'è questo proprio deserto che si apre in mezzo a un canyon sì. e in fondo c'è una torre. Io avevo speculato che questa torre
fosse abitata da quegli insettoidi, quella razza, sì, di insettoidi, che se non erro c'è anche il nome segnato, adesso lo vado a recuperare, si chiamano Scarak, sì, e hanno confermato che è un nido di Scarak. Sì, esatto. Quindi, un dungeon, si potrebbe dire, spawner di questi mostri che sembrano in qualche modo avere una rivalità con gli altri, quindi sono tipo dei cattivi della zona 2, della zona desertica. Sì. E non lo so, è bellissimo perché proprio nel disegno il disegnatore dice che ha voluto dare questa impressione di solitudine del personaggio in mezzo a questa vasta area, che è un po' quello che dovremmo vivere noi nel gioco. Sì. E mi piace molto il fatto che ha anche realizzato questa luce molto calda per dare anche una sensazione di calore che si percepisce nell'ambiente. Appunto, il deserto deve essere un posto arido, caldo. Esatto. Tra l'altro specificano che il cielo è coperto da nuvoloni, è giallastro, sì, per simulare quello che sarà l'atmosfera in game del deserto. Parlano di tempesta di sabbia. Non so se, esatto, poi questo sarà realizzato in game, però dovrebbe realizzare... Sarebbe top, tipo, si parla proprio di vedere all'orizzonte dei nuvoloni e portano una tempesta di sabbia. Beh, sarebbe bello, cioè, a un certo un tempo punto non dinamico, vedere più nulla, no? Essere in mezzo, cavoli, al deserto e perdersi quasi, no? Sarebbe pazzesco. Poi vabbè, la palette cromatica del cielo, non vorrei dire, ma dovrebbe essere uno standard. Infatti tutte le mod di ambientali di Minecraft la inseriscono praticamente. Esatto, sì, è vero, è vero. Come dicono loro, cielo azzurro e deserto potrebbe non essere una buona combo, quindi hanno deciso di fare questa atmosfera un po' più cupa che, sì, a noi piace. Il disegnatore ha specificato che, pur non essendo avvezzo al disegno cubico, a questo stile, ha proprio disegnato l'artwork pensando che quello che disegna si trasformava in un mondo fatto di blocchi, sì, o forme simili, tipo le piantine che stanno, cioè che matchano con il blocco. Quindi quello che vediamo è proprio pensato per essere ricreabile. Invece, Tech, dimmi, la cosa forse più interessante è, mm-hmm, l'artwork di questo Varin, o Verin, sì, possiamo dire Verin, che è un personaggio, a quanto pare, vero e proprio, cioè proprio lo chiamano personaggio, ma sembra un cattivo, quindi potrebbe essere un personaggio cattivo della storia, forse un boss, che a quanto pare è anche dei, sì, minion... E in questo caso l'artwork cambia molto, quindi ha riprovato tante volte a farlo, e si parla di come abbia voluto dargli questa fisionomia quasi aliena, definita eterea, perché non appartiene al mondo di Orbis. No. Il mondo di Orbis è la Terra, è l'overworld di Hytale. Sì, l'abbiamo visto nella mappa. E qua, Tech, ci buttiamo in delle speculazioni pesanti. Assolutamente, sì. Prima di tutto, analizzandolo, ci dice che gli ha voluto dare questo aspetto verdastro e gli occhi che ricordano un diamante. Questo dettaglio mi ha fatto scattare una cosa che ti stavo dicendo prima. Mm-hmm. Adesso la facciamo anche vedere. Sì. È ovviamente un personaggio magico che ha una sorta di sfera di potere magico, del Void Power, in mano. Quindi probabilmente sarà tipo un... boss cattivissimo, tu cosa ne pensi? Sì, sono sicuro che sarà un personaggio, magari non quello finale, come dicevamo insieme, sì, prima, però magari uno dei boss da sconfiggere, sì. Tra, sì, l'altro si parla di una dimensione di Void, giusto? Esatto, esatto. Anche se non c'è un Void tra i mondi che hanno spoilerato, però è adesso, vero, andiamo a vedere, però, che cosa... se tu ti ricordi l'immagine del mondo, dello spaccato del mondo, quella, esatto, con le zone, c'era un alone viola in fondo che andava sia a coprire quello le zone non annunciate, ma io ai tempi ho detto, ma che non sia un'altra dimensione. Allora, come diceva Tech, questa è la mappa del mondo, abbiamo la zona 1, 2, 3, 4 svelate, e poi ci sono delle zone coperte. Sì. Potrebbero nascondere il Void? Sì? Potrebbero. Cioè, potrebbe essere questa una soluzione. Abbiamo anche visto però che ci sono vari mondi, sì, quindi adesso vado a riprendermi al volo l'altra immagine. Quella con i pianeti, sì. Esatto. Qui c'è una concept art dell'Alterverse. Sì. Come si traduce questo? Multiversi? Multiversi, sì. Multiversi. Quindi abbiamo Orbis, da cui non proviene Verin, e abbiamo altri mondi.
un mondo sembra una sorta di paradiso, uno una sorta di palude, uno l'inferno. E poi c'è il Nexus. Sì. Che ha un po' quei colori che potrebbero ricordare... Il violaceo, no? Che ricorrono... Il violaceo. che poi potrebbe essere questo Void. Potrebbe essere si anche... Chiama sì. Nexus. Quindi forse Verin viene da qui. Potrebbe essere un'altra ipotesi. Potrebbe anche essere, ti potrei far notare questo... Vai. Che tra l'Orbis e Nexus c'è questa specie di nebbiolina che li unisce, no? Vero. Quindi lì potrebbe esserci un passaggio tra un mondo e l'altro. Ah, tipo una dimensione tra le dimensioni. Più che una dimensione, sì, un corridoio di passaggio. Una sorta di iperspazio. Esatto, una cosa del genere. Potrebbe essere interessante. Che potrebbe unire i vari mondi, perché sono tutti comunque uniti. Esatto. E tra l'altro, adesso mi viene in mente, magari questo non so se l'hai mai detto, non sono tutti uniti con tutti. È vero, hanno una sorta di ciclo. È un ciclo. Questo è un dettaglio che effettivamente non avevo notato. L'ho notato adesso guardando l'immagine. È un ciclo, sì. Non si connettono tutti, il che ha anche senso perché tipo Nexus e Numdrasl non sì. sembrano mondi compatibili. Quindi esatto. Potrebbe starci. Comunque, una cosa interessante è che il concetto di Void è già stato leakato più volte perché abbiamo, per dire, questa immagine, il Void Eye hanno dettagli verdi. Come Verin, per l'appunto. Sì. Ma non solo. Se andiamo avanti, c'è anche il drago del trailer, che però vedevamo forse in Orbis, quindi va ad avvalorare la tesi che per la quale potrebbe essere un'altra zona il Void, non si sa. Il Void Dragon. Mm-hmm, quindi anche qui, che ha questi colori però violacei che ricordano il Nexus. Esatto, e il Void Spider che mi dici? Bene. Il Void Spider ce l'ho in un'altra scheda, la recupero subito. Il Void Spider chiude un filone di speculazioni che possiamo fare, perché oltre ad avere gli stessi colori di Verin, a ricordargli molto, ha anche le zampe che come sono fatte? Sono cristalline. A ricordare un po' sì. L'occhio cristallino, l'occhio che ricorda diamanti, che è stato citato dall'artista. Quindi una ricorrenza che vediamo anche nel ragno. Probabilmente questi boss, queste razze malvagie, derivano tutte da uno stesso mondo, quindi devono avere qualcosa in comune. Giusto. Speriamo di scoprirlo presto. Sì. Quindi ragazzi, per questo video di aggiornamenti è tutto. Passate anche dal canale di Tech, che ogni tanto fa live sulle news se vi interessano. E spero che abbiate apprezzato. Se così, lasciate un like e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Un saluto. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima.